Ben approdati nuovamente sul mio canale. Video non in programma, improvviso, perché improvviso è stato l'arrivo di questo pacco. Non ho, come dire, fatto nuovi ordini, no. Le mie mani bucate sono per il momento a riposo, no. Questo è un bellissimo regalo da parte di un Angels. E l'Angels in questione è Stefania Di Bennardo, che ha pensato di mandarmi un pensierino. Diciamo che mi ha fatto scegliere due o tre cose, cioè io ho scelto due o tre cose tra quelle che lei aveva declatterato. Mi aspettavo mi arrivasse un pacchettino con quelle due o tre cose che io avevo scelto, e invece è arrivata una valigia. Stefa, è un attimino esagerato, mi sa. Ti piace bene? Ti si ama, cara mia, e adesso andiamo a scoprire cosa contiene questo pacco. Ovviamente vi ricordo di andare a visitare il canale di Stefania, Stefania Di Bennardo Makeup. Vi lascerò il link giù in info box. Mi raccomando, perché ne vale la pena di andare a seguire questa ragazza che, oltre ad avere un cuore immenso, è simpaticissima, dolcissima e fa veramente tanta compagnia, oltre che essere molto brava con il makeup, anche se lei è convinta di no. Dunque, io l'ho già liberato da tutto lo scotch che c'era, perché vi assicuro che è stata una lotta senza esclusione di colpi, ci ho messo una vita. Comunque, vedo che della serie Riciclo e mio fratello abbiamo qui sopra la velina di Astra, che è stata molto molto utile per confezionare anche questo pacchetto. Ed ora andiamola a togliere. Voilà! C'è un casino, raga, io ho fatto una pausa che stavo a finire illustrazioni per il libro. Ho detto però qua una pausa, devo registrare subito immediatamente perché voglio metterlo oggi online. E qui ci troviamo, innanzitutto, cosa che, perché io ho aperto, ho spostato un attimo la velina, ho visto che c'erano le caramelle, mia mamma è impazzita, cara Stefania, e si è subito avventata sulle caramelle, perché mia madre è una divoratrice di caramelle. Tra l'altro queste sono quelle gommosine morbide, che a noi piacciono molto, e ce ne abbiamo una, due, tre, fragolina, limone. Mamma mia, ma pure le caramelline, troppo buone. Mettiamo qua. E voilà, campioncini, perché se non ci pensa Sephora, ci pensa Stefania ai campioncini. Neo Nude Foundation di Giorgio Armani. La shade potrebbe quasi andare. E molto curiosa, questo lo si prova. Oh, why shampoo? Ah, questo è shampoo e balsamo. Oh, why? Mai provato, mai sentito questo marchio. La scritta sembrava quasi Olaplex. Vedremo com'è. E un altro campioncino concentrato autoabbronzante. Io, allora, ho sentito sempre parlare benissimo di queste gocce della Collistar, però ho sempre il terrore di uscire fuori leopardata. Prima o poi, però, una prova adoro fa. Visto che ora ce le ho anche qui. E abbiamo ancora caramelline, limone, fragolina, di nuovo al limone, cioè, ma le caramelle, cioè, solo te ci potevi pensare. Una chiappa sogni, io no, vabbè, cioè, dovuto aggiungere per forza cose, piacciono bene. La chiappa sogni comunque è bellissima, questo me lo voglio subito appendere, perché vista la sfiga che c'è sta, insomma. Spero che cacci gli incubi e attiri i sogni belli e li realizzi pure. Comunque è bellissimo bianco, adoro. Una candelina. Dici, non si sa mai, se dovessi dar fuoco. No, io comunque queste le uso tantissimo, quindi... Non so capire se profuma,
però queste sono sempre molto molto utili. E soprattutto le candele bianche scacciano tutte le energie negative. E qui vi abbiamo, allora, questi due mi sembra li avevo scelti io, ed ecco qua questo blush di Essence che io avevo cercato disperatamente per non si sa quanto tempo, non sono mai riuscita a trovarlo, Brit Tea. E io credo che Stefania non lo abbia praticamente mai utilizzato, tra l'altro. È molto molto rosato. Però è un blush che fa molto anche da illuminante. Mi ricorda un pochino quello della Revolution, di I Heart Revolution, credo. Comunque la texture troppo troppo bella. Adoro. Poi questa collezione di Kiko, bellissima, anche di questa mi sono persa praticamente quasi tutto. Questo non so se è un bronzer, Moondust Face Powder, quindi penso sia un bronzer anche illuminante, anche tipo blush, anche tipo tutto. Face Powder, wow, guardate quanto è bello. La cialda anche bellissima, assolutamente stupenda, e burrosa, morbida, wow 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 wow, bello. Questa è proprio la tonalità che piace a me, questo sia come bronzer che come blush illuminante, pazzesco. Poi ora mi ricordo, perché io mi ricordo più manco quello che gli avevo detto. Questi sì, mi ricordo, Perfect Matte Lipstick dell'Essence. Io ho la versione quella più sheer, e questa matte non l'avevo mai vista, e quindi ero super curiosa di provare. Wow, guarda che colore pazzesco, love, adoro questo colore. Bello questo, questo è proprio quel tipo di una sorta di cinnamon che io amo, cinnamon, miele. Questo invece è 01, sempre matte. Mamma mia che profumo che c'hanno, sono in realtà quasi identici. Questo però è più corallo, questo è proprio biscotto. Bellissimi, Steph, questi proprio diventeranno penso i miei nuovi rossettini della vita, adoro. Ah, e questo Milani, io non mi ricordo se questo, sì, questo sì, numero 60 Matte Innocence. Io di Milani non ho mai provato nulla, quindi molto molto curioso. Wow, questo è uno dei quei nude con cui ci sono fississima adesso, super super chiari. Wow, ma sarà pure tipo nude, cioè un dupe di Honey Love. Questo sta di confetto, delicatissimo. Buono. Ci piace un casino. Madonna, ma guardate quanto è bello. Potevo io non chiedere di mandarmi questo? Cioè, quanto quanto è bello. Wow. Non vedo l'ora di provarli. Fatemi sapere se volete un video in cui mi trucco con il contenuto di questa scatola e vediamo che esce fuori. Anche se sono tutte cose che magari non si trovano, cioè non tutte, però alcune magari non si trovano più perché sono limited edition, ok. Potrebbe essere interessante. Ah, ecco qui, guarda un po'. Eccola. Questa qui è la palette dei correttori di Astra che è uscita ora con il nuovo fondotinta. Non so per quale motivo Stefania la vuole declatterare, molto probabilmente perché lei non si trova a fare il contouring. E invece io, visto che ho dovuto buttare per vecchitudine la palette da contour in crema che avevo, ho visto che lei la dava via e le ho detto, scusami, sono qui che la attendo, la adotto io, e grazie mille Stefania. Ora ce l'ho e quindi posso tornare a fare il contour in crema, anche se non è una cosa che amo follemente, però sono molto molto curiosa di provare questa perché ne ho sentito parlare piuttosto bene. E quindi stiamo proprio mettendo insieme
i prodotti per una full face qui, io manco mi ricordavo. Ambiti questi. Allora, questa proprio, Stefania mia, mi ha realizzato un sogno qua. Perché quando erano uscite queste palette, io non sono riuscita a trovarle. Perché, soprattutto una, ora vediamo se è questa. Golden Plum, no, non è questa. Però comunque ha dei colori bellissimi. Dust Bag. Questa è una vecchia collezione di Kiko. Non so quanti anni possa avere, forse anche una decina. E ecco, questa è una. Wow, cioè... Ma che look meraviglioso può uscire. Quelle di questa collezione avevano una pigmentazione pazzeschissima. Infatti sono andate a ruba in un attimo. Ora, wow, cioè burro. Guardate qua che roba. Mon Dieu. Bellissime, bellissime, bellissime. Queste meritano fare dei look perché sono... favolose. E questa è molto molto bella, ma l'altra soprattutto era quella che io ho cercato tantissimo e non sono riuscita a trovare. Io credo, mi sa che avevo preso quella tutta sui viola borgogna, perché doveva esserci anche quella, mi sembra, non so se erano 4 o 6. Quest'altra invece, la 03 Hyper Real Greenwood, era ambitissima questa palettina qua. Ora vi faccio vedere e ditemi voi se non ve la ricordate, cioè, iconica, assolutamente iconica, tutta sui toni del verde, ma soprattutto questo verde qui era quello che aveva mandato più fuori di testa tutti. E infatti, guardate che roba che è. Questo verde è pazzeschissimo. E Stefania, grazie, ma hai praticamente realizzato un sogno di una vita, perché avevo rosicato troppo di non riuscire a trovare questa palette qua, soprattutto. Grazie. Dopodiché, questa Brave Spirit, queste palettine qua di Revolution, sono sempre stata molto incuriosita se provarle o meno. Poi le ho sempre lasciate nella wishlist senza mai metterle nel carrello. Alla fine ho visto che questa Stefania se la dava via, non so per quale motivo, e quindi l'ho adottata io. Mi è piaciuto questo schema colori totalmente psicopatico, dove ci sono, cioè, questo verde, questo blu pazzesco, il fucsia, l'arancio, cioè, mi sembra fighissima. Wow, ma vi dico, sono burrosi anche, wow, vediamo come swatchano così al volo, insomma gliela ammollicchiano, questi poi anche magari bagnati con una bella base, Vi rinnovo, fatemi sapere quali di queste palette volete vedere all'opera, se volete che faccia una full face col contenuto di questa scatola, che ancora non sappiamo bene tutto quello che ci sta. Bellina, bella, compatta. E veramente molto molto sfiziosa questa palette. Ora, altre caramelle. Cos'è questa cosa? Ancora caramelline. Dai. La borraccia dell'acqua. Anche Stefania si preoccupa del fatto che io mi idrati adeguatamente. No, comunque bellissima. Cioè, il gancino per attaccarla. E queste, io ne ho una simile però più piccola. Questa penso... Quanto porta questa? Questa è proprio grossa. Quanto sarà? Un litro? 750 ml. Quella che ho io è di 500 ml. E veramente, gente, mega, mega, mega utile. Io non vado mai, mai senza una borraccetta con l'acqua. Che sia di quelle piccoline da 300, da 500,
Mo c'ho pure da 7,50. No, stupenda. Grazie. Mi idraterò di più, giuro. E questo che è? Schiacciamusche? Una farfalla! Questa qui è una penna. La penna farfalla. Ma poi, cioè, glitterosa. Glitterosissima. Poi adesso che io ho anche la mia postazione disegno, questa finirà in uno dei portapenne della mia postazione disegno. E poi io adoro le paillette. E c'è pure il marabù. C'è pure il marabù. Bellissima. Cioè, ma dovevano arrivare solamente le cose che avevo selezionato. Mannaggia, che mancamo finito. Ma che è qua? E tutta questa altra roba qua sotto? T'è pisto, Stefà. Qui c'è un qualcosa di troppo, troppo scocciato. Ok, abbiamo bisogno di un'arma. Farbici. Cos'è? Questa è un pezzo di Stefania, come se fossi tornata in Sicilia, perché io già sono stata una volta, sono stata a Trapani, e come se fossi tornata in Sicilia praticamente. Così avrò un pezzo di Stefania attaccato al frigo. Bellissima. Ancora carta di Astra. Cioè, Stefania è pericolosissima quando fai pacchetti. Io spero che non sto tagliando nulla di utile. Perché altrimenti... Cos'è? Ah! Me l'ero completamente dimenticata! Colourpop! Perché Stefania si stava dando via questi due ombretti di Colourpop. Colourpop è un altro brand che io non ho provato mai... sempre terrorizzata e terrificata dalla dogana. Vediamo. Un viola intensissimo. Mamma mia, c'è una mano che è un arcobaleno. Poi col maglione bianco è una cosa proprio geniale. Genialissima. Allora, questo è... Non è male. Effettivamente una texture particolare. Un po' crema, un po' no. Sinceramente mi ricordo un pochino quella della palette in fossa di Lotti London, quell'ombretto viola lì. Però vedremo. Queste li metteremo alla prova. E sto dividendo le cose un po' qui, un po' lì. E vedremo un po' come si comportano. Qui ce n'è un altro. Un altro viola. Però questo è un pochino diverso. Eccolo qua. Un po' più sulla... un po' più chiaro. Ora ce lo mettiamo vicino così vediamo anche un po' la differenza. Questo ha anche dei micro glitter. Però ecco, la texture è veramente... Eccolo qui. Non sembra estremamente saturo come base colore. Vedremo, vediamo un po' quello che riusciamo a fargli combinare. So che l'illuminante è pazzesco di Colourpop. Allora, qui la roba non finisce mai, gente. Ora ho capito il perché della candela. Tutto acquisisce un senso. Perché c'è la lanternina, ovviamente. Allora, apriamola. Mamma mia, qui è la campionaria dello scotch. Un pacco di Home Decor. Questa poi
troveremo ovviamente un alloggiamento sulla postazione da lavoro di segno o su quella make up. Ah, vedi, c'è la... Ok, ora mi sono studiata come funziona. Meno male che quattro neuroni ancora che girano e se danno una mano l'uno con l'altro ce li ho. Ecco qui. Però è bellissimo, gente, perché ha le farfalle. È stupenda. Stefania, tu non dovevi assolutamente. Cioè, bastava quello? È stupenda, stupenda, stupenda. Io queste cose le adoro. E questa poi gli troveremo una sistemazione. Per adesso la metto qui. Si vede? No, fino laggiù non si vede. Eccola. Me la metto là dietro. Mannaggia Stefania. Non la puoi lasciare. Cos'è qua dentro? Gialla, felice, e spero che mi porti fortuna perché ne ho veramente bisogno in questi giorni tantissimo. Quindi grazie mille Stefania. Questa la attaccherò alle mie chiavi di casa, dove c'è già tantissima gente, tantissima roba attaccata, ma ovviamente ci attaccheremo anche questa. La stellina di Super Mario, Nerd Insight. Buttiamo pure questo. Io spero, ecco qua. Allora, qua mi ha scritto una bellissima lettera. Io vediamo cosa vi posso leggere, perché qualcosa c'è bisogno di dirlo. Fabiana, inizio con il dirti che sono contenta di averti conosciuto tramite YouTube. Idem. Abbiamo subito legato. Sei stata e sei una ragazza solare alla mano. Hai fatto in modo che mi affezionassi a te. La stessa cosa tu, perché sei una persona così trasparente, e genuina, sincera e con un cuore enorme. Ti dico anche grazie per avermi fatto scoprire un gruppo fantastico con Laura, Stefano, Valentina e tutti gli altri, e penso che anche loro sono contenti di averti nelle loro vite, sicuro. Sai cosa penso di te, della tua forza e grinta? Sei unica e speciale, mi stai insegnando tante cose per quanto riguarda il mondo del make up, che sai che amo tanto. Mi istighi sempre a fare di meglio e mettermi in gioco. Spero un giorno di poterti incontrare. Spero che i miei pensierini ti piacciano. Sono fatti con affetto. Stefania, io spero fortissimo di riuscire a venire giù in Sicilia per incontrarti, perché dobbiamo assolutamente vederci di persona. Io, te e Betty. La cosa più bella sarebbe riuscire a incontrarci finalmente noi tre. Tutte e tre insieme. Intanto, qui lo dico e qui lo sottolineo, voglio organizzare una diretta su YouTube con noi tre insieme, perché secondo me ce n'è bisogno. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere questa cosa con me, Stefania e Betty. E Steph, tu te devi liberare un po' dei tuoi paletti, perché quando ti butti senza pensare, sei bravissima, ce l'hai dentro. E io non smetterò di rompere i coglioni per fartelo tirare fuori, quello che c'hai dentro. Quindi, attenta, guardati le spalle dalla Lizzy. Ed ora apriamo l'ultimo pacchetto. Aspetta, qua le forbici mi riservano, te lo dico io. Perché... Stefania c'aveva paura che le cose mettessero le zampine, i piedini e scappassero da sole. Cosa c'è qui? Allora, a parte la tazza bellissima con tutti i simboli della Coca-Cola vintage style, adoro, è stupenda. È veramente troppo bella, proprio con la Coca-Cola in vetro. Ma qui cosa c'è? Poteva Stefania non mettermi una blender?
Tra l'altro è stramorbida. Ma di che marca è? Non c'è la marca. Steph, mi devi dire di che marca è? Questo è dei quadrotti struccanti. Steph, che marca è questa blender? Che tra l'altro è stramorbida. Cavoli, questa è stramorbidissima. Io un botto che non uso più le blender. Ragazzi, mi sarete accorti, sto utilizzando solamente il pennello ultimamente. Però quella devo assolutamente provarla. E qui c'è una smanata di tisane. Zenzero e arancia. Madonna, che meraviglia. Poi... Vaniglia, adoro il tè alla vaniglia. Mamma mia, che profumo che ha poi. Cioè, troppo buono. Zenzero e limone è uno dei miei preferiti. E questo quando posso lo prendo anch'io. E questi a cosa sono? Ah, fruit infusion. Lord Nelson, come quelli che vi ho fatto vedere nel video. Che ho messo ieri. Adoro le tisane, adoro le tazze, le colleziono e questa la vedrete in un prossimo video. E niente, il pacco finalmente è finito perché, non lo so, metteci un'altra cosa, Stefa, io ti avevo chiesto soltanto quei prodotti che comunque tu avevi declatterato e invece hai dovuto come al solito strafare, hai dovuto come al solito esagerare, mannaggia a te, te la farò pagare prima o poi, non ti preoccupare. Preoccupa, vedrai. A parte tutto, io ti ringrazio tantissimo per esserti preoccupata di preparare il pacco, di aggiungere tutte queste cose, poi così pensate, come la tazza, le tisane, la borraccia, che io sono borraccia maniaca, e tutto impacchettato con questa cura estrema. Stefania, grazie, grazie dal profondo del cuore. Grazie anche a te per essere entrata nella mia vita. E se tutta questa situazione del ciufolo riuscirà a migliorare, io spero di riuscire presto a venire a trovarti giù in Sicily. Perché tanto so che tu il derrie non lo muovi. A Roma si dice pesaculo. A parte gli scherzi, non c'è nessun problema, tanto a me viaggiare piace, quindi io mi posso tranquillamente imbarcare e trovare il modo di venire giù da te. Preoccupati. Sarà preoccupante. Detto questo, io ringrazio tantissimo ancora Stefania, che è una ragazza dal cuore immenso, e chi segue Male Angels sa già chi è, chi non la segue deve andare assolutamente a farlo perché ne vale la pena, quindi mi raccomando, andate a vedere il suo canale e andate a dare un'occhiata ai suoi video. E è una persona simpaticissima, dolcissima, vi passa il tempo in un attimo, vi fa una grandissima compagnia ed è proprio così, schietta e sincera come la vedete. Grazie ancora Stefania, non so manco quante volte ho ripetuto in questo video, fermatemi. E detto questo, io spero di avervi fatto compagnia con questo bellissimo spacchettamento. Vi si ama a tutti quanti, vi si ringrazia a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Miau miau.